Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Un'auto con 4 persone a bordo si schianta in A14, grave una donna anziana, autostrada chiusa per un'ora. La carnevalesca le prese con l'approvazione del bilancio, intanto incassa il sì dei 5 Stelle sull'ingresso a pagamento. Ripulito l'alveo del torrente Arzilla, a Sassonia invece ripartono i lavori di prolungamento dello scolmatore e nel cantiere dell'ex Agip. Nell'entroterra fanese chiudono gli sportelli dell'ex Carifano, il sindaco di Colli al Metauro Aguzzi scrive ai vertici della banca per chiedere spiegazioni. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. C'è stato un incidente stradale autonomo intorno alle 15.40 di oggi pomeriggio sulla corsia nord dell'A14 nel tratto tra Marotta e Fano all'altezza del chilometro 177. Un'auto con a bordo 4 cittadini del Principato di Monaco ha urtato violentemente la cuspide di un cambio di carreggiata in corrispondenza di un cantiere stradale. Probabilmente la causa di questo incidente è da ricondurre ad una distrazione del conducente che si sarebbe accorto del cantiere solo all'ultimo momento. Feriti tutti e 4 i passeggeri, 2 dei quali trasportati nelle ambulanze al Torrette di Ancona. La più grave è una donna anziana, gli altri 2 invece sono stati ricoverati all'ospedale San Salvatore di Pesaro. L'autostrada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per circa 50 minuti. Sul posto, oltre alla stradale, anche i vigili del fuoco di Fano che hanno estratto i passeggeri dall'auto. Cambiamo pagina e parliamo adesso invece del consiglio che si terrà venerdì prossimo. È il consiglio dell'ente carnevalesca che sarà chiamato ad approvare il bilancio. Presidente, la carnevalesca allora dopodomani affronta un altro passaggio importante, dopo la decisione sul ticket d'ingresso, adesso avete l'assemblea da portare avanti. Eh sì, adesso ci sono queste cose burocratiche da portare avanti, quindi giovedì 12 alle 21 al Pesce Azzurro faremo l'assemblea annuale dove approveremo il bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2018, approveremo anche il bilancio consuntivo che non riuscimmo ad approvare qualche mese fa all'assemblea perché non ci furono i numeri e quindi poi partiamo. D'altronde è da statuto portare il bilancio di previsione per far partire il carnevale. Quindi noi cerchiamo insomma di fare le cose come si devono fare per quello che è possibile e quindi diciamo che da venerdì, se tutto va bene, tutti saranno d'accordo con questo bilancio, partiremo con la programmazione del carnevale. Ecco, commenti a caldo sulla decisione presa riguardo del ticket, ecco, questi sono i rebound che vi sono arrivati in questi giorni così di post decisione. Ma guarda, Facebook è anche un bacino di emozioni, no? A cui ci si lascia un po' prendere. Devo dire che pensavo andasse peggio, nel senso che ci sono anche tante persone a favore. Certo, è una decisione impopolare, un po' difficile. Però andava fatta. Se foste da questa parte qua capireste che era un passaggio da fare, quindi state tranquilli, a brevissimo daremo la definizione di quello che poi sarà il biglietto, ma sarà assolutamente popolare, non ci sarà da spaventarsi assolutamente. E tra i favorevoli al ritorno del biglietto d'ingresso al carnevale c'è anche il Movimento 5 Stelle di Fano.
Qual è insomma l'opinione di Fano 5 Stelle su questa eventualità, che ormai è diventata una certezza, del pagamento del ticket? Sì, in linea teorica diciamo che, visto che il carnevale si finanzia per la maggior parte con fondi pubblici, sarebbe meglio l'ingresso senza biglietto a pagamento. Però da un altro punto di vista, visto che crediamo che questa manifestazione debba essere assolutamente rilanciata, ci sembra che questa sia stata una scelta coraggiosa, magari impopolare, che va spiegata bene alla cittadinanza, però che serviva, visto che l'amministrazione non ha a suo dire la possibilità di aumentare il finanziamento che ha, la regione lo stesso, sponsor privati che versino più contributi non si sono trovati. A questo punto le opzioni per rilanciare il carnevale sono solo due: un tesseramento che sia capillare, insomma, che riesca a coinvolgere più cittadini possibili, e un'entrata a pagamento. E naturalmente però bisogna che il prima possibile sia fatta una programmazione seria e per sapere che rilancio ci sarà. Insomma, ci aspettiamo delle cose positive, soprattutto importanti, e ci aspettiamo anche che la carnevalesca, insieme all'amministrazione, trovi il modo, di concerto con i servizi sociali, per permettere l'ingresso anche ai genitori indigenti, che quindi possano accompagnare tutti i bambini di Fano a questa manifestazione. E poi un'idea che lanciamo, che speriamo che venga perlomeno presa in considerazione, è quella di associare la Fano dei Cesari col carnevale estivo, per vedere di, insomma, ripristinare entrambe le feste, che secondo noi dovrebbero essere il fulcro del richiamo turistico cittadino. Come giudicate l'atteggiamento un po' tiepido, possiamo dire, dell'amministrazione su questo aspetto? Personalmente sono abbastanza dispiaciuta, perché credo che la carnevalesca abbia fatto questa scelta di concerto con l'amministrazione, che secondo me si doveva assumere le piene responsabilità anche di questa scelta. Invece è sembrato quasi, anche da quello che ha detto l'assessore Marchegiani, l'aver preso atto di una situazione che è calata dall'alto, quando sappiamo che così non è. Beh, va da sé che se le cose andranno bene il prossimo anno con il biglietto d'ingresso, nel 2019 il Comune di Fano non dovrà dare più un centesimo al carnevale, perché l'ente carnevalesca dovrà diventare autonoma in tutto e per tutto. Almeno questo dovrebbe essere l'obiettivo, altrimenti i fanesi giustamente pagano due volte. Allora, noi adesso andiamo avanti col giornale, perché c'è il torrente Arzilla, che in questi giorni è stato ripulito grazie ad un intervento programmato dal Comune di Fano, ha ripulito l'alveo in vista della stagione invernale. Quando il mare non riceve ed il fiume si ingrossa per via delle precipitazioni copiose, accade che in corrispondenza della foce si crei una sorta di bacino di contenimento delle acque. Ma se il fiume non ha spazio per espandersi, può accadere che esondi, con le conseguenze tristemente note che si possono verificare. In questo tratto poi è già accaduto che l'Arzilla uscisse dall'alveo, creando criticità nelle abitazioni limitrofe. Per scongiurare questo pericolo sono iniziati da qualche giorno i lavori di pulitura e sfalcio della vegetazione che è rigogliosamente cresciuta sulle sponde del fiume. L'amministrazione comunale ha infatti incaricato una ditta specializzata che con due scavatori forestali sta fresando le sponde del fiume. Fra l'altro qui siamo su un torrente Arzilla, di cui la competenza dovrebbe essere della provincia, ma noi non aspettiamo di chi è la competenza e ci preoccupiamo di tutelare, mettere in sicurezza, onde evitare pericoli in seguito. Ma non ci fermiamo solo qua, ci sono tutta una serie di interventi programmati anche in altre zone della città, in altri corsi d'acqua, in altri fossi. 3.000 giri al minuto, le potenti lame dei rotori permettono così un lavoro rapido e con una tecnica molto innovativa. Siamo sulla sponda nord del torrente Arzilla, della foce del torrente Arzilla, dove stanno operando le macchine in questo momento, e vorrei richiamare la vostra attenzione sulle lame particolari di questa macchina, che è un decespugliatore forestale e non taglia soltanto i cannicci, ma riduce in poltiglia tutto quello che attraversa. Questo permette di consolidare anche il terreno, e quindi è una doppia azione molto importante, perché tutta la sponda e tutto l'alveo naturalmente possono resistere meglio all'azione di erosione delle acque.
In due settimane, quindi, il tratto tra la foce dell'Arzilla e la Zengarini dovrebbe essere ripulito e compattato, permettendo così al fiume, in caso di necessità, di espandersi senza creare danni a cose e persone. E sono ripartiti i lavori di ASET nella zona di Sassonia per completare lo scolmatore di Viale Ruggeri. Con la fine della balneazione, il cantiere dello scolmatore di Viale Adriatico, congelato per la stagione estiva, è tornato ad animarsi. Quasi in contemporanea, a distanza di qualche settimana, è partito un altro cantiere di ASET che riguarda sempre il prolungamento di un altro scolmatore, quello di Viale Ruggeri, zona go-kart. Ma qui siamo solo all'inizio dell'opera. Mentre in Viale Adriatico la vasca interrata è stata posizionata e si stanno montando le pompe, qui siamo solo alle transenne. E lasceremo in questo, nel senso di diciamo Montemare e Viale Ruggeri aperta nel lato appunto verso Pesaro, e mentre per il ritorno, quindi diciamo dalla città verso, da Pesaro verso Senigallia, si userà la via alternativa, non si poteva fare altrimenti. Abbiamo cercato di limitare al minimo tutti i disturbi, anche la viabilità, ma ovviamente il lavoro è importante, quindi qualche sacrificio è stato chiesto anche ai residenti. Miglioramento della balneabilità nello specchio di mare antistante e deflusso rapido delle acque piovane saranno assicurate una volta che fra qualche mese i lavori saranno terminati. Tempistiche, diciamo che contiamo di poter riaprire la strada entro la fine di questo anno, tutto va bene insomma, e per quanto riguarda ovviamente il cantiere a terra. Poi dopo ci sarà la parte a mare che faremo all'inizio dell'anno prossimo. A monte della ferrovia però rimane il nodo di via Pisacane, che anche di recente, in corrispondenza con via della Repubblica, è andata sotto. Ma in ASET si stanno vagliando le situazioni più idonee per porre definitivamente la zona in sicurezza. Stiamo al contempo comunque in accordo con l'amministrazione, lavorando, comunque ragionando. Abbiamo dato un incarico di progettazione per poter risolvere insomma quella che è la situazione più grave, principalmente appunto nella zona che va da Via della Repubblica fino alla stazione ferroviaria e anche un po' più a valle, però facendo degli interventi puntuali. Ancora non possiamo dire nulla perché i progettisti ci stanno lavorando, comunque contiamo anche lì di poter dare una risposta insomma positiva, insomma risolutiva della problematica. E c'è un altro cantiere, che sempre di ASET, che è stato riaperto da qualche giorno ed è quello che si trova nella zona dove un tempo c'era il distributore dell'Agip. Escavatori in moto e operai in fermento dopo uno stallo prolungato che aveva creato non pochi malcontenti sia tra gli abitanti che tra le forze politiche della città. Da alcuni giorni sono ripresi i lavori nell'area dell'ex distributore di carburanti di Viale Gramsci, sullo scavo ancora aperto che riguarda il tratto di condotta idrica danneggiata durante i lavori di bonifica. Una condotta, quella in questione, di generose dimensioni, che serve un ampio tratto di città fino alla stazione ferroviaria, risalente ai primi del Novecento, di antica concezione, che per l'erosione delle acque e la pressione dei giorni d'oggi ha mostrato tutta la sua criticità. Da ASET ci fanno sapere che per ultimare i lavori, del costo di 100.000 euro, saranno necessari approssimativamente una trentina di giorni e nello scavo verrà posizionato un corrugato ad hoc e a sua protezione messo in posa un manufatto in cemento. Una volta terminati i lavori, incompatibili in contemporanea con quelli di bonifica, il cantiere verrà riconsegnato alla Sindial, che sta bonificando il sito per conto di Eni, e si potrà così procedere a ciò che in gergo tecnico viene chiamata la tipicizzazione dell'intervento, ovvero capire, in base al tipo di sostanze inquinanti, alla profondità e vastità dell'area interessata dallo sversamento di idrocarburi, la tipologia di bonifica da attuare. Le filiali della ex Carifano stanno chiudendo in molti paesi dell'entroterra fanese. Così il sindaco di Colli al Metauro, Stefano Guzzi, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al gruppo bancario Creval.
Sindaco, allora, lei oggi ha inviato una lettera ai vertici della Creval che esprime tanta preoccupazione per una situazione che si sta verificando e che si verificherà nel suo territorio. Ancora è informale, però da giorni ormai si rincorrono le voci di un'intenzione della Carifano Credito Valtellinese di voler ridimensionare i suoi sportelli presenti sul territorio. E non si parla neanche di poche cose, perché mi pare che vogliano mettere in discussione la sede, la filiale della zona industriale di Fano, la filiale di San Costanzo, quella di Piaggio, quella di Villanova e Tavernelle a Coglio al Metauro. Anche se a Tavernelle si parla di ridimensionamento e non di chiusura, e inoltre, sempre parlando del comune dove ho l'onore di essere sindaco, Coglio al Metauro, lì c'è stata anche una soppressione forzata di uno sportello bancomat che era l'unico esistente proprio nella frazione di Saltara, e che per il momento non è stato ancora ripristinato, dico forzata nel senso che è stato fatto saltare per una rapina, però non è stato ancora ripristinato dalla banca, quindi non so se abbiano intenzione o meno di farlo. Allora io, allarmato e preoccupato da queste voci, stamattina ho chiamato la direzione generale del Credito Valtellinese, ho fatto presente tutte queste situazioni e gli ho anche detto che qui non si tratta solo ed esclusivamente di un disservizio verso le imprese e di cittadini del territorio di Colli al Metauro e anche di altri comuni. Si tratta proprio della, diciamo, mancanza proprio di cultura di quello che era una banca del territorio, che era cosiddetta vicina ai cittadini, che era pronta ad offrirgli servizi. Ecco, oggi è diventata una burocrazia. È vero che tutto evolve, tutto va online, però io credo che nel territorio serva anche una presenza fisica del servizio e ho fatto presente questa esigenza e ho anche fatto presente che dal mio punto di vista non vuol dire che se uno sportello bancario viene chiuso e se ne rafforza un altro in un comune vicino, poi la clientela segue per forza quello sportello, può benissimo disperdersi giustamente in altre realtà. Quindi ho detto alla banca che secondo me può essere un danno anche per loro chiudere uno sportello, non è detto che sia solo un risparmio. Tutto ciò si è tradotto anche proprio in una nota scritta che io ho fatto al Credito Valtellinese sede centrale e anche alla sede di Fano, della ex Carifano, su questa lunghezza d'onda. Spero che questa cosa sia ascoltata. Mi preme particolarmente da sindaco di Colle al Metauro che si mantenga la sede di Villanova, la filiale di Villanova, che non si ridimensioni quella di Tavernelle e che venga anche istituito il bancomat, servizio bancomat, così come era prima a Saltara. Su questo siamo disponibili anche a una collaborazione come comune, qualora ci siano le condizioni per poterlo realizzare. Adesso andiamo a Urbino, dove nei giorni scorsi si è chiusa Biosalus. Marinatura di limone, peperoncino, come dicevo, la chilimo. Tutto ciò che gravita attorno alla persona e dal suo benessere suscitano da sempre grande interesse e curiosità da parte delle masse. Lo dimostrano i dati di mercato, che mostrano incrementi a doppia cifra per medicine alternative, rimedi naturali e cibi biologici. Biosalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico, che si tiene annualmente ad Urbino, anche quest'anno ha registrato in due giorni migliaia e migliaia di visitatori ed addetti ai lavori che hanno affollato gli stand e fatto registrare il tutto esaurito alle manifestazioni correlate. Siamo molto soddisfatti, un po' stanchini ma molto contenti, perché ricevere attestati di apprezzamento dal numeroso pubblico, dagli espositori, dai relatori intervenuti nelle tantissime conferenze, dagli artisti degli spettacoli, gratifica, diciamo, di questi 9 mesi vissuti molto intensamente. Quindi tanta passione prima e grande risultato finalmente al Biosalus. La parte commerciale di spettacolo ben si miscela con l'aspetto didattico, tanti gli incontri con relatori di caratura internazionale, per la maggior parte tutti docenti universitari. Quest'anno poi focus speciale fatto per il benessere della donna. Uno dei temi portanti della manifestazione è da sempre il biologico e Marco Columbro, che a questo riguardo rappresenta un testimonial d'eccezione, insieme al sindaco Maurizio Gambini, anche lui produttore biologico, rappresentano un connubio tra bellezza e armonia, architettura e natura, e quale città migliore di Urbino, culla del Rinascimento italiano, da cui lanciare un nuovo modo di vita che tenga insieme benessere, nutrizione e sostenibilità. Ormai siamo all'11ª edizione, quindi il format è ormai vincente perché abbiamo sperimentato in mille maniere. E il bello è che portiamo tante iniziative culturali e ogni anno cambia il paese ospite, quest'anno è il Perù,
che noi amiamo tanto come paese, perché è un paese, diciamo, che esprime molta legame alla terra, all'importanza, diciamo, del rispetto per la terra, la Pachamama come la chiamano loro, e anche, diciamo, un paese che esprime molto anche dal punto di vista spirituale, in sostanza. Prendere coscienza che avviene, sta avvenendo a livello mondiale ormai un cambio di paradigma di quello che è il modo di vivere e di pensare. Per cui dobbiamo sostenere questo cambiamento, le cose stanno arrivando piano piano sempre più. Ovvio che quando noi abbiamo iniziato 35 anni fa eravamo extraterrestri, oggi, diciamo, le cose sono ormai, diciamo, avviate. Trasferta positiva per i fanesi a Rastatt in Germania per i giochi del gemellaggio che si sono svolti nei giorni scorsi nel corso delle celebrazioni per il ventennale del gemellaggio tra le province di Pesaro Urbino e quella di Rastatt. 50 fanesi si sono disputati in giochi con squadre miste composte da italiani e tedeschi, rispettivamente ognuno con il proprio comune gemellato. Ok, allora, noi ci fermiamo qua, dopo il telegiornale c'è Box, poi In cucina con lo chef, uno speciale su Fano Fiorisce, e che si è tenuto al Pincio di Fano, condotto da Simona Zonghetti. Questa edizione del telegiornale è disponibile già nei prossimi minuti sulla nostra pagina Facebook Occhio alla Notizia. Noi ci vediamo domani mattina alle 7:30 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.